Il titolo di oggi è da Le Monde, pagina 15. Il titolo è Marta, condannata alla gioia contagiosa. Un articolo di Sandrine Marc dedicato al film della messicana Claudia Santaluce, una giovane regista messicana di 31 anni. Il film è Los Insólitos Peces Gato, in francese Les Drôles de Poissons Chats, Gli Insoliti Pesce Gatto. Scrive Sandrine. Il cinema latinoamericano si scrive ormai al femminile. È una storia ispirata alla vita della regista. In ospedale per un'appendicite conosce Marta, una mamma di quattro figli che lei cresce da sola, e Marta è ammalata di AIDS. Scrive Sandrine Marc. Marta, i suoi giorni possono essere contati, straripa di vita, e la più che il coraggio nell'affrontare la malattia, è un impulso, una gioia di vivere contagiosa. E più avanti la famiglia vive, vibra, si anima e si stringe attorno alla mamma che scivola verso la morte. Les Drôles de Poissons Chats è la storia di una trasformazione e di una eredità. È in questo che sconvolge, come nel rifiuto di scavare il solco del pathos. E conclude, e la lascerà una lettera a testamento. Si chiede, di queste parole offerte ai viventi, cosa resterà? Il ricordo indelebile di un'estate in cui la grazia di una donna e il suo amore per la vita hanno trasformato tutto.